Buongiorno, oggi 5 aprile 2019, sono alla foce dei Reggilagni per l'ennesima denuncia, in quanto da stamattina c'è un fortissimo odore di cloro misto a, ovviamente oro fecale, di sostanze chimiche, non si capisce. Una delle motivazioni sicuramente potrebbe essere che il mare si è ingrossato e c'è un vento forte di mare che sta spingendo quindi questi odori direttamente a terra. Posso assicurarvi che dopo 5-10 minuti di inalazione di questi odori bruciano le narici e la gola. Questa è la quantità invece di fango che sta continuando a trasportare direttamente a mare a seguito anche degli eventi meteorici. Di fronte possiamo vedere anche la grossa quantità di materiale, plastiche e varie, che si sono accumulati. Dopo proseguirò con il secondo video che farò vedere l'uscita. Tenete conto che oggi è 5 aprile, quindi la stagione balneare è già iniziata, ma qua si continua a scaricare in maniera impropria direttamente a mare. L'unica nota positiva, possiamo vedere almeno la griglia che sta alla foce sta funzionando, e che abbia piovuto è ulteriormente dimostrato dal fatto che i cassoni sono pieni e quindi la griglia è in movimento e stanno rimuovendo il materiale. Questa è l'unica nota positiva. È ovvio che parliamo di sempre, è giusto precisare, il materiale grossolano, che comunque è un beneficio che non viene scaricato direttamente a mare, ma qua il problema significativo è una portata enorme di liquami di fatto non trattati che vengono scaricati direttamente a mare. Penso che il video sia significativo. Tra poco procederò con l'altro video dove si evince la grossa quantità di liquame che sta andando direttamente a mare. Sempre 5 aprile 2019, foce Reggilagni. Sicuramente qualche esperto che ha preso la laurea in olfattologia e in colorometria di liquami, stanotte sempre su Facebook, avrà da dire il suo parere, ma questa è merda pura che sta andando direttamente a mare. Quindi è evidente, guardate, vi rendete conto, qua la foce è 100 metri di larghezza, rendetevi conto che quantità di merda sta andando direttamente a mare. Questo è quello che sta attraversando sulla foce. L'odore è ovviamente un misto di materia orofecale sicuramente, ma anche c'è un misto, si sente delle sostanze chimiche, sembrerebbe cloro. Potrebbe essere, e uso fortemente il condizionale, una ipercolorazione dovuta alle piogge che ci sono state nei giorni scorsi, ipercolorazione agli impianti di depurazione. Potrebbe essere, uso il condizionale, non si vuole accusare nessuno, sono altri che devono fare questi controlli. L'ipercolorazione che viene fatta sulle vasche di disinfezione finale per cercare di abbattere, ma l'ipercolorazione non si può fare, è contro legge. E diciamo, essendoci un chiarissimo vento, adesso si è un attimo calmato, ma c'è stato un chiarissimo vento di mare, tutte queste sostanze sono arrivate, ovviamente sono state spinte poi a terra, dove c'è tutto l'abitato di Pineta Mare. Vi posso assicurare che stamattina verso le 7:30, dopo appena 5 minuti di... dopo aver respirato questa cosa, le narici bruciavano e la gola bruciava. Se qualcuno ha dubbi, venisse alla foce Reggilagni. Se non volete credere a noi, venite pure voi ogni tanto, fatevi vedere alla foce Reggilagni pure voi, e potete osservare che questa è merda pura che sta andando direttamente a mare. Il mare è là a 1150 metri, la legge non ammette ignoranza. La merda direttamente a mare non ci può andare.